una coppia, entrambi i vincitori del premio Ida, si sono sposati in Europa, adesso hanno due bambine, bellissime, domani mattina presto torneranno sulla casa perché il primo concerto che fanno da quando hanno i bambini, non vogliono lasciare troppo a lungo da soli. Fisarmonica, pianoforte, vengo da una città che si chiama Poznań. Questa città è importante, in questo momento ha tutta la parte storica di Poznań e un subuglio di ricerche archeologiche. La piazza vecchia, sotto hanno trovato, in mezzo alle cose antiche, hanno trovato uno scrigno con lettere originali di Chopin. Ora, vi ricordate, abbiamo parlato di Tchaikovsky in questa sede. Chopin è stato anche pulito un po' dalla cultura polacca per nasconderne l'identità sessuale. Adesso a nessuno interessa l'idea, noi già sappiamo, il sesso non ci interessa, ci interessa la musica. Però la verità è che dietro la musica ci sono delle ispirazioni, come parlavamo con Padre Nostro, e non c'è niente di male a sapere qual era l'ispirazione di un determinato brano musicale, no? Per cui i brani che Chopin dedicava a lui, ai compagni di scuola, però avuto dei rapporti molto intensi, amorosi con i compagni di classe, con lui in particolare, per cui se lui dedica il brano a lui, a Titus Wojciechowicz, prego ragazzi, preparate, venite, venite. E poi lo cambiamo e dico dedicato a lei, a una contessa, ha cambiato la città. Ne parlavamo con lei oggi, è la piazza vecchia, right? It's the old square, piazza vecchia Poznań. E queste lettere sono incredibili, perché c'è proprio Chopin innamorato che dice ti ho dedicato questo brano, il famoso brano di Varsavia, la caduta di Varsavia, il brano cosiddetto politico, ma la verità è che quel novembre, il 2-3 novembre, era andato lui e Titus Wojciechowicz, erano andati a trasferirsi insieme come coppia in Austria. Due settimane dopo scoppia la rivoluzione contro la Russia, lo zar Nicola II poi reprime questa rivoluzione con il sangue, e l'amico torna subito in Polonia ad arruolarsi, a combattere contro lo zar. Non si vedranno più, è vivo, ma l'amico non si vedranno più. Ma le lettere sono così intense che lui non torna, compone questo brano non per la Polonia, ma per l'amico che siede, e sono così specifico che dice: ma a te non piace baciare, ma io preferirei non suonare la forte per due settimane pur di avere un tuo bacio. Cioè, va nei dettagli in queste situazioni amorose dei suoi brani musicali che fanno veramente commuovere da leggere. Sono lettere recenti, se le cercate le trovate. Buon aiuto forte. First, Andrzej Chanowski. Okay, Chanowski is a student of, è un compositore per fisarmonica, allievo di Gorecki. Chi conosce Gorecki è un mondo, quello di musica contemporanea, religiosa, polacca, molto, molto, molto popolare, molto forte, molto noto. Lo troverete nel vostro programma, c'è, quindi Eco, Vento e la Porta di Lego. E poi dopo Libertà di Piazzolla. Quindi, dopo questo polacco prima, Chanowski e Piazzolla, Libertà.